Senti, parliamoci chiaro, la gente è assolutamente convinta che un personaggio di successo sia un individuo a cui riesce tutto facile, sempre contento, sorridente, felicissimo, che ha dei rapporti straordinari, eccetera, che guadagna un sacco di soldi. Tu leggi sui giornali, non so, 300 milioni film, 600 milioni film, cose pazzesche. Invece non è vero, no? E invece io non dormo quasi mai, sono sempre in macchina e quando piove sono dentro la mia macchina, così con il terrore che succeda qualche cosa, sono su un'autostrada e sto andando, non so, in un paese qualunque, magari distante 400 km dall'ultimo paese dove sono stata a cantare, a fare una serata. E devo essere sempre in forma, sempre brava, sempre bella, oddio bella, per quanto mi è possibile. Sorridente, e con la voce sempre a posto, e magari se ho la bronchite rischio di trovare 3.000 persone inferocite che hanno... Protestano. Protestano, sì, perché non sono perfettamente a posto. Senti, conoscendoti, io ho la sensazione che la tua modernità sia dovuta al fatto che sei una persona che ti porti dietro questa angoscia. Cioè tu sei un personaggio, infatti nelle tue canzoni mi pare, non canti l'amore, canti la solitudine. Cioè, sì, la mia solitudine. La solitudine che canto nelle mie canzoni, sì. Può derivare, può anche essere un fatto atavico, delle mie origini donna del sud, le mie situazioni familiari, infantili, non lo so. Comunque, oggi mi sento molto sola perché non ho più amici. Cioè, il mio telefono suona soltanto per questioni di lavoro, sono sempre persone coinvolte nel mio lavoro, che mi chiamano, ma i miei amici, quelli di una volta, quelli che mi telefonavano così con semplicità, con tenerezza, per stare un po' insieme a me, quelli non mi chiamano più. Cioè praticamente... Viviamo in un'epoca di miti, di creazione del mito, di distruzione del mito, di ricerca del simbolo, di distruzione del simbolo. Questo, per esempio, che vedi qui è il mito del divertimento, no? È la stessa cosa. Questo... Per parlare della televisione, che secondo me è uno dei miti contemporanei più potenti, perché è di diffusione enorme. Naturalmente per il non tecnico la televisione è un fatto così irrazionale, no? Il mito è favola, è irrazionale, quindi la televisione per lui rappresenta la favola, il mito. Questa cassettina così anonima, eccetera, se tu schiacci un pulsante, paf, tac, si accende, immagini. L'immagine è un fatto traumatico. Io d'altra parte, è un po' come gli uomini primitivi, secondo me. Sai, quando hanno scoperto il fuoco la prima volta, la stessa cosa, la stessa emozione. Io mi ricordo a 11 anni, nel 54, la prima volta che ho visto la televisione. È stato sconvolgente. Tu, secondo me, sei un simbolo. Rappresenti un po' quella che è l'inquietudine dei giovani d'oggi. Quindi, ma un simbolo che è strumentalizzato dall'industria. Sotto pressione. No. Non credo assolutamente di essere un simbolo, ma come ti vengono queste idee? Sì, scusa, è così. Naturalmente la differenza qual è? Che mentre una volta per costruire un mito ci voleva molto 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 più tempo e quindi anche il crepuscolo era più lento, oggi i miti vengono consumati in uno spazio proprio brevissimo di un mattino, schiacci un bottone, è sparito. Sì, prodotti del momento che passano di moda. Ecco, pensa, non so, Rodolfo Valentino, Marilyn Monroe, James Dean, sono stati dei miti che per sopravvivere si sono autodistrutti. Oggi non è più necessario neanche questo. No, non credo. Io non ho nessuna intenzione di autodistruggermi e neanche di diventare un mito. In fondo mi limito a cantare canzoni d'amore. E l'amore è un mito talmente antico, talmente vecchio, che nessuno può distruggere. Beh, effettivamente se il pubblico mi identificasse in questo personaggio, io mi ritroverei un po' a fare la figura della ricercatrice d'affetto, del naufrago che cerca di aggrapparsi a tutto. Sì, perché in fondo è un po' così, no? Tu sei una donna inquieta e quindi sei, secondo me, una persona, da quel poco che ti conosco, sempre un po' alla ricerca d'affetto, d'amore.